Dunque, da un punto di vista economico e sociale, cosa può convenire? Tenere i Mosler bond o uscire subito dall'euro? From the economics and but also socially minded point of view, what's more convenient to you, Mosler bonds or default to your control default after the euro? Especially socially thinking. If those are the only two choices? Yeah. Well, I guess it would have to be the Mosler bonds because dovrebbero essere i Mosler bond. There'd be a lot less pain and suffering. Perché questo significherebbe molte meno lacrime e sangue. E dopo che se ne fosse confermato il valore, se tutti i paesi dell'Eurozona li adottassero, avrebbero la libertà aggiustare il patto di crescita e stabilità. Una cosa che l'Italia non è in grado di fare da sola, ma con un po' più di agio, di tranquillità nel settore finanziario, le forze politiche forse lo potrebbero permettere. Ma la domanda che faccio io, non sei un po' partigiano, scusami, perché con il Mosler bond hanno una loro funzione tecnica, ma abbiamo appena detto, e l'MMT ce l'ha spiegato molto bene, che un ritorno dell'Italia alla lira sovrana offre delle garanzie anche nel lungo termine di sostenibilità e arricchimento dell'economia che sono sicuramente molto superiori alla tua proposta. E non vorrei che tu fossi affezionato come Mosler. Yeah, well, look, if you notice, the Mosler bond was brought up as a topic, not by me. I Mosler bond sono stati tirati fuori da qualcun altro, non da me, forse qualcuno voleva che ne parlassi. Yeah, it's kind of a last resort. Sì, diciamo che sono l'ultima spiaggia. If you look at my proposals, it's not the top of the list, avete visto che la mia proposta non è mai la prima della lista, è sempre in fondo. They could buy 3-4 years of time. Ci potrebbero dare un 3-4 anni di tempo, ma alla fine la risposta starebbe proprio nel rilassare il patto di crescita e stabilità. Comunque non lo si potrà rilassare fino a dopo aver risolto la questione della solvibilità. Bisogna praticamente prima superare il problema a rischio di default e poi rilassare, allentare il patto di crescita e stabilità. Qualche tempo fa abbiamo visto cosa è successo in Spagna, dove si è cercato di allentarlo autonomamente senza però affrontare il problema default. I mercati immediatamente li hanno abbandonati e quindi sono stati obbligati a cambiare posizione. Bisogna pertanto prima affrontare il problema a rischio default. Lei parla del sistema americano come se fosse un buon sistema, non mi risulta. Which part of the system? Che parte del sistema? There's a whole lot that I like about it, but I can... Ci sono tante cose di cui potrei parlare. Sicuramente, se avete visto le proposte sul mio sito mosleroeconomics.com, le mie proposte relative alle banche vanno ben oltre Dodd-Frank or Glass-Steagall. Into narrowing banking back to just vanno molto oltre la regolamentazione Glass-Steagall che separava definitivamente, restringeva molto le funzioni delle banche separando quelle commerciali da quelle di investimento, cioè sostanzialmente lui fa delle proposte ancora più severe del ritorno alla separazione fra banche di investimento e banche commerciali.
commerciale. I have a universal healthcare proposal. Ho una proposta, per esempio, su un sistema di copertura sanitaria universale. We have an aggressive left-wing president. Abbiamo un presidente progressista di sinistra, who's answered to healthcare. La cui risposta al problema salute pubblica, sanità, was to take $500 billion, è di prendere 500 miliardi di dollari out of Medicare, togliendoli dal sistema Medicare and give it to the insurance company. E dandoli alle assicurazioni. What kind of a progressive che tipo di approccio progressista di sinistra è mai questo? Those are my proposals on quindi, my website. Le mie proposte comunque le potete trovare sul mio sito. Feel free to send me an email. Mi potete mandare un'email se avete delle obiezioni, volete chiedere, non fatevi dei problemi. In Giappone oggi. Ha una crescita pari a zero anche avendo sovranità monetaria. Ciò significa che il Giappone è arrivato al limite delle sue capacità. Japan today has zero growth, even though they have some sovereign tax. Does it mean that Japan is near its capacity limit? You're not in your capacity limit. No, non è arrivato al proprio limite di capacità. Until everybody willing fino to work, a quando tutte le persone idonee in grado di lavorare can find a job. Potranno trovare un lavoro. Reasonably paying job. Un lavoro con una retribuzione ragionevole. Not in the US where you can get an $8 an hour job. Non come negli Stati Uniti in cui si ha una retribuzione oraria di $8. And if you take that job, e se si prende quel posto di lavoro, it's because the company lo si fa perché l'azienda is going to get rid of somebody making $9 an hour. Si vuole sbarazzare di un'altra persona che invece ne guadagna $9 l'ora. That's what happens when aggregate demand is too low. E questo succede quando la domanda aggregata è troppo bassa. In a good economy, in una buona economia, people are valuable. Le persone hanno valore. Business competes for people. E le aziende quindi competono per aggiudicarsi le persone. Not the other way around. E non il contrario. We've been in a bad economy so long. Noi siamo stati all'interno di un'economia che non funziona così, che funziona male per troppo tempo, no, che non abbiamo più memoria, no, non riusciamo più neanche a concepire cosa possa effettivamente essere una buona economia. Ecco, voglio dire, ma creare uno slogan per sti cazzi di sindacati italiani che dica esattamente sta roba qua, cioè che in un'economia sana non devono essere i lavoratori che sono in competizione per trovare lavori, devono essere le aziende che sono in competizione per trovare, per dare lavoro, cioè capite? Questa è una roba. Avete mai sentito parlare della teoria del gioco, the game theory? This is what they teach in economics. Si insegna proprio questa teoria in economia adesso. The one part they don't teach. C'è una parte però che non insegnano. Is that the labor is the market is not a fair game. Che il mercato del lavoro non è un gioco equo. For a very simple reason. O leale, diciamo così, per un motivo molto semplice. People have to work to eat. La gente deve lavorare per mangiare. But business only has to hire. Business doesn't have to hire. They only hire if they can make an acceptable profit. Le aziende però non sono obbligate ad assumere. Assumono solamente se possono fare un utile, un profitto accettabile per loro. So it's not a fair game. Quindi non è un gioco leale questo. The game theory will tell you. E la teoria del gioco, la game theory, that it's not a fair game like that, dice che quando il gioco non è leale, come in questo caso, without some kind of support, senza un qualche tipo di sostegno, wages will stagnate. Ci sarà una stagnazione dei salari, i salari reali caleranno e rimarranno bassi, bassi per molto tempo, e gli utili invece aumenteranno. Non sorprende che
che gli utili negli Stati Uniti siano più alti che mai, il 9% del PIL. Ora, se facciamo un passo indietro e andiamo a vedere quello che il nostro presidente progressista di sinistra ha fatto nel caso dell'industria automobilistica, praticamente hanno schiacciato i lavoratori che appartenevano ai sindacati, privandoli dei benefit e di tutto quello che loro spettava. E hanno premiato invece i responsabili sindacali. Quindi hanno reso obbligatoria l'iscrizione al sindacato. Ed è così che, qui cito, sono riusciti a salvare l'industria automobilistica, tra virgolette. Che altro posso dire? Ok, abbiamo il primo hedge fund manager marxista della... È una battuta, però insomma è abbastanza amaro dover sentire delle idee di sinistra venire da un economista investitore piuttosto che dalle persone da cui dovrebbero venire. Ok, allora abbiamo il fenomeno delle multinazionali che spostano le sedi in paradisi fiscali non toglie ricchezza agli stati in termini di meno tasse. Multinational shifting money in tax havens does that impoverish states in terms of less tax revenues? Yes, it's what you call a race to the bottom. Sì, è quella che io prima chiamavo la corsa verso il basso. We had a famous race to the bottom in the United States. Negli Stati Uniti abbiamo avuto una famosa corsa verso il basso. We were the individual states. Noi abbiamo i singoli stati. Set their pollution regulations. E questi singoli stati devono stabilire le proprie normative anti-inquinamento. That meant. E questo significa. The state that allowed the most pollution. Che lo stato che permette più inquinamento. Wins. Vince. They get all the business. Perché praticamente tutto il business va lì. It didn't end. E alla fine. Until a river caught fire in Ohio. Fino a quando le cose sono andate avanti così fino a quando un fiume è andato a fuoco in Ohio. They realize you need federal standards. E si è capito che c'era bisogno di una serie di standard federali di riferimento. To prevent the race to the bottom. Per evitare o arrestare questa corsa verso il basso. We have another race to the bottom going right now. Adesso c'è in corso un'altra corsa verso il basso. The states with the lowest taxes. Gli stati con le tasse più basse. Get the most business. Riescono ad aggiudicarsi più business. And the most people. E anche più popolazione. Florida has no personal income tax. Per esempio, in Florida non esiste un'imposta sulle persone fisiche. And what do states spend the most money on? E allora lo Stato dov'è che va a spendere i soldi? Education. Educazione. So the states with the... Per cui gli stati. So this means. Questo significa appunto. The questo. States that spend the least on education. Gli stati che spendono di meno per l'istruzione. Have the lowest taxes. Hanno le tasse più basse. And get the most people to move there. E quindi molta gente si trasferisce lì. And Florida is one of the fastest growing states. E la Florida è uno degli stati a più rapida crescita. The state that has the least, the most expenditure on education. The most of the least expenditure has the lowest taxes. Cioè quelli che spendono di meno per l'istruzione hanno di poco le tasse più basse. Questo me lo sono fatto rispiegare. Cioè la gente va a vivere lì perché paga meno tasse, però questi stati investono molto poco in istruzione. So if you spend less on education, se si spende di meno per l'istruzione, you have lower taxes, si possono ridurre molto le tasse perché non bisogna investire lì. So you get more people and more business. E quindi le aziende si trasferiscono e anche affluiscono più persone a vivere nel paese. So it's a race to the bottom. È una corsa verso il basso, come dicevamo.
the state that's trying to spend less so they can have lower taxes and get more people. Quindi chi investe di meno, gli stati che investono di meno, come nel caso dell'istruzione, possono ridurre le tasse e quindi la gente è attirata da questo a trasferirsi lì, così come le aziende. And look what's happened to US education. E vedete che cosa è successo del livello di pubblica istruzione negli Stati Uniti. The race to the bottom. Ed è una corsa verso il basso. Nobody will even send their children to public school anymore. Praticamente nessuno vuole mandare più i figli alle scuole pubbliche. Se lo possono permettere, li mandano delle altre scuole. Yeah. Okay, so we have the same thing. Abbiamo lo stesso tipo di contesto. Multinational tax. Proprio per quel che riguarda le multinazionali di cui si parlava. It's whoever, you know, charges the least for these corporations. Chi fa pagare di meno a queste aziende riesce ad aggiudicarsele in qualche maniera. You may not like this answer. A questa domanda magari non vi piacerà. Sono contento che non sia stata la prima cosa che ho detto. But there is no honest economist. Praticamente non esiste un economista onesto che vi dica che le corporation, le multinazionali, dovrebbero pagare le tasse. All they do is pass it on to consumers. Praticamente non fanno altro che scaricarle sul consumatore. And it's usually the consumers that can afford it the least. E in genere sono proprio i consumatori che si possono permettere di meno di spendere. So corporate taxes, e quindi le tasse, le imposte sulle società are highly regressive. Sono molto regressive. Lower the standards of living for e portano a una riduzione dei livelli di vita, degli standard di vita, per quelli che se lo possono meno permettere. Ci sono tante altre cose che si dovrebbero fare a livello di multinazionali. E il governo avrebbe ogni diritto per farlo. Every right to regulate corporations. Ogni diritto di regolamentare le multinazionali, perché le multinazionali hanno bisogno di qualcosa dal governo, hanno bisogno di una normativa che gli conceda una responsabilità non limitata, e la responsabilità limitata è fondamentale per le grosse corporation. E questa responsabilità limitata praticamente viene concessa dal governo. E come tutte le concessioni governative, deve essere regolamentata e supervisionata accuratamente, perché altrimenti ne paghiamo poi noi le conseguenze. Tu vivi in Florida? No, io questo è il grosso problema. Si tratta di un errore o di un crimine? È stoltezza o è un piano? Perché cambia completamente la prospettiva. I think this refers to the innocent clause. Okay, is it an error or is it a crime? Is it stupidity or is it a ploy? Because it changes completely the point of view. Well, I got the word innocent fraud from the late John Kenneth Galbraith. Ho preso questa definizione di frodi innocenti dall'economista scomparso John Galbraith, che aveva appunto scritto in merito alle frodi innocenti, but not in the financial sector. Però non nel settore finanziario. His innocent frauds were things like le sue frodi innocenti, people who get paid the most or worth the most. Erano per esempio che le persone che vengono pagate di più valgono di più. Very important in those kinds of things. E quindi sono più importanti, insomma, cose di questo genere. My innocent frauds are in the financial sector. Mentre invece le mie frodi innocenti riguardano il settore finanziario. The presumption of innocence is la presunzione di innocenza. From the mind of John Kenneth Galbraith, it's his will. Secondo John Galbraith, rappresenta proprio la forza dell'idea. E questo è un punto importante. The presumption of innocence, la presunzione di innocenza, is actually more damning è più than the presumption of guilt. È più pericolosa della presunzione di colpa. È più colpevole della presunzione di colpa. It's a subtle point, but if you
you say, se per esempio si dice, you know, when you say it's innocent fraud, it's something that's easy una, to understand. Una frode innocente, è una cosa facile da capire. Now it's the other guy's claim where he can say, adesso sono gli altri a sostenere, he's either mentally retarded or he's guilty. Cioè, si dice o un problema di sanità mentale o di colpevolezza. So, if, you know, when I say, per cui quando io dico when I say it's innocent fraud, quando parlo di frodi innocenti e la gente non capisce that they don't understand that the government doesn't need the money, non capiscono appunto che il governo non ha bisogno dei soldi. Now that person, the government, adesso è il responsabile del governo in questione. Una volta capita la teoria, ha due scelte. He can say, o yeah, dice sì, that. Non avevo capito. I was really that stupid. Sono stato veramente un cretino. Or he can say, well, I didn't oppure understand. Può dire sì, l'avevo capito. And I was just being, you know, e io non l'ho voluto applicare. Insomma, sono stato. I was acting with doubt. Praticamente ho agito di mala fede. So his choices are to say he was too feeble-minded to understand. Per cui le due possibilità sono: era troppo cretino per capire, or that he was malicious, oppure che era in mala fede. It doesn't put him in a good position. Quindi in ogni caso non è messo in buona luce. Ok, e la domanda di prima sulla Florida era una domanda retorica. Io ti chiedo, perché è importante per il follow up, per il dopo, di chiarire una cosa che riguarda te personalmente, perché possiamo essere attaccati su questo. Tu vivi in un luogo dove la tassazione, almeno così viene detto, la tassazione è estremamente limitata. L'accusa che può venire è Warren Mosler parla bene, però poi non paga le tasse. Chiedo questo perché tu chiarisca per l'opinione pubblica qua qual è questa storia veramente, per non essere attaccati dopo. Problem of like we could be attacked here in Italy as our time in attack here because they complain that you know it's all very well what you say, but you're a guy who lives in this place where you live there, so you desire that in order to avoid, you know, paying lots of taxes to the government. So they can say, well, this guy is a tax avoidance person and he's teaching MFT, he's incompatible, we can be attacked. Io vivo nelle Isole Vergini statunitensi. It's a US territory. È un territorio degli Stati Uniti. Everybody is a US citizen. Quindi sono tutti cittadini statunitensi, quelli che ci vivono. Abbiamo tutti il passaporto degli Stati Uniti. We use US dollars. Usiamo i dollari statunitensi. And we operate under the operiamo sotto la diretta supervisione del Congresso degli Stati Uniti. It's US soil, it's per cui è territorio statunitense, fa parte degli Stati Uniti come gli altri stati. We don't have enough people to become a state. Non abbiamo una popolazione sufficiente da diventare ufficialmente uno stato. And we have a very bad economy. E abbiamo un'economia che non sta molto bene. To help the economy and to help employment. Per aiutare l'economia e anche l'occupazione, US government started this program. Il governo degli Stati Uniti ha avviato questo programma to get companies like mine, per attirare aziende come la mia, qualifying companies, quindi aziende che avessero i requisiti, under the rules set by country, in base a delle regole stabilite dal governo, to provide income and employment in the Virgin Islands. Per poter fornire reddito e occupazione nelle Isole Vergini. The US Department of Interior, e il Dipartimento, il Ministero degli Interni degli Stati Uniti held conferences, ha tenuto delle conferenze and invited people like e ha invitato delle persone come me a partecipare. For
for the sole purpose proprio con l'unico obiettivo of trying to convince di cercare di convincerci to move to this a trasferirci depressed US territory. In questo territorio statunitense depresso, economically depressed. Economicamente depresso. I moved down there under this program. Io quindi ho aderito al programma e mi sono trasferito lì. And a few others have done so also. Insieme a qualche altro. Okay. It's not a loophole. Quindi non si tratta di una scappatoia. It's an actively promoted policy. È una politica attivamente portata avanti dal governo degli Stati Uniti. And they're trying to get more people e stanno cercando di convincere altre persone a seguire il nostro esempio. E questo spero che chiarisca una volta per tutte sta accusa che abbiamo ricevuto che Warren Mosler era un evasore fiscale, eccetera, ok? Questa domanda direi una delle ultime, comunque è abbastanza importante perché insomma se usciamo dall'euro per tornare alla lira possono esserci azioni di rappresaglia da parte delle elite di potere, e questo dico che probabilmente è vero. Se sì, quali azioni di difesa si possono prendere? If we exit the euro, the European Technocratic Elite will try to retaliate against us somehow, and I think it's pretty likely. What are the actions the sovereign state, the sovereign currency, can undertake to defend itself? I have to look at this specific retaliation. Devo considerare queste rappresaglie specifiche. Ma non mi viene in mente nulla che possano fare per abbassare i livelli di vita. Per esempio, se imponessero delle restrizioni alle importazioni nei vari paesi, quindi applicando delle restrizioni alle importazioni dall'Italia, with proper currency management here, con una corretta gestione valutaria in Italia, that would be a benefit for Italy. Questo potrebbe addirittura rappresentare un beneficio per il paese. Imports are benefits, exports are costs. Perché le importazioni sono un vantaggio, le esportazioni uno svantaggio, un costo. I don't know what they might do, cut off Io non so che cosa fanno, vi possono tagliare i cavi della televisione? Avete voi qualche idea di possibili rappresaglie che potrebbero essere attuate? Della Repubblica di Weimar. La Germania doveva pagare le riparazioni di guerra e dovevano pagare in valuta estera in oro e sono stati obbligati ad avere un deficit, dei deficit annui per così dire, del 50% del PIL. Selling their currency, vendendo la loro valuta, buying foreign exchange, selling lira to buy marks, to per esempio con vendere lire per comprare marchi e oro, tanto per fare un esempio, 4-5% al mese del PIL solo per la vendita della valuta, proprio per riuscire ad avere la valuta estera necessaria per pagare i danni di guerra. Ovviamente questo contribuisce ad affossare la valuta e tutti gli speculatori sapevano che dovevano farlo, forse per sempre. Quindi la valuta ha continuato a crollare, hanno continuato a vendere. E il giorno in cui hanno messo fine a questa politica, l'inflazione è finita. Qualunque paese che venda il 50% del proprio PIL per comprare valuta estera crea un tipo di inflazione di questo tipo, e quando tale politica viene interrotta il problema scompare. What's happening to Zimbabwe now? Zimbabwe lost il
lo Zimbabwe ha perso, what you might call a civil war type of thing. Diciamo che si può chiamare una specie di guerra, civile. They lost 80% or more of their production. Hanno perso oltre l'80% della propria capacità produttiva. Devastated. Una devastazione totale. They kept spending the same e hanno continuato a spendere come prima. And there are rumors, e ci sono voci che dicono che alcuni esponenti del governo spent money on themselves through the banking system. Spendano dei fondi per sé attraverso il sistema bancario per vendere valuta nazionale in cambio di valuta estera. Now, I don't believe government officials would ever do that, but io non penso che dei funzionari governativi possano mai arrivare a tanto. Comunque le voci ci sono state. Extreme situation. Situazione estrema. Nothing like what, let me put one more comment. Volevo aggiungere un'altra cosa. Negli ultimi 4 anni la Fed has been doing everything in its power, ha fatto tutto il possibile to create inflation. Per creare inflazione. Zero interest rates. Tassi di interesse a zero. Trillions in quantitative easing. Trilioni di dollari di quantitative easing. It's failed. E ha fallito. Japan's been trying il Giappone ha cercato di fare tutto il possibile to create inflation per creare inflazione for 20 years. Per 20 anni. More deficits, more quantitative easing than the Fed. Ancora più quantitative easing che non la Fed. Zero interest rates. Tassi di interesse zero. 200% 200% di rapporto debito-PIL. And it's failed. E ha fallito. How hard is it to create inflation when you've got the two premier central banks? Deve essere molto difficile creare inflazione se abbiamo due grossissime banche centrali che hanno fatto tutto il possibile. Everything in your power. Quello che potevano e non ci sono riuscite. Non deve essere molto facile. Quindi devono esserci sempre delle circostanze particolari. Sì, questo è importante, perché noi veniamo bombardati da sta storia di Weimar e dello Zimbabwe, è una cosa che non serve più. Comunque abbiamo spiegato tante volte, questa è una, di nuovo un'ottima spiegazione. Diceva prima come si può fare, ditemi chiaramente, ma noi siamo ricattabili. Torino 2006 pagavamo il gas e 8 volte tanto. Sì, one of the Cioè, che razza di rappresaglia sarebbe questa nei confronti dell'Italia? A
Okay. No one would buy a Ferrari. Nessuno comprerebbe più del Ferrari?